Betoem, se kurdor s'ka me mprek, ashtu si zoti m'ka kriju e ashtu dhe jeta ka me majt. Betoem, na virgjinin të me të priachme. Il racconto di questo corpo è un corpo che a un certo punto diventa un sasso dopo tanti anni che vive alla fine in isolamento su quelle montagne molto dure, senza una carezza, senza nessun tipo di forma d'amore o di sessualità, di rapporto. Quindi il racconto del film è proprio lo scioglimento, lo scongelamento di questo corpo che da sasso ritorna ad essere il corpo di una persona che è felice di averlo. Quando tu ci facevi questa domanda e parlavi del personaggio di Anne e Mark, io ho pensato a come io tendo a dire sempre Mark, nel senso che questo è un dato di fatto, nel senso che poi comunque il film racconta principalmente Mark e poi il riappropriarsi di Anna, della donna che è stata messa da parte per molti anni. Dir die Glocke. Maria mia burra. Maria mia burra. Come ti fa? Ha scevat burri la tia. Ca can gru. Ha sbà burnesh. Sa van besën mos me dashtë kanë shokët e ti e thrasin palë. Io avevo l'idea di fare un film comunque europeo. Tra l'altro comunque questo film, se non avesse avuto diciamo, un aiuto e una collaborazione da parte di partner europei, se fosse stato solo italiano probabilmente non si sarebbe fatto. Io ho proprio bisogno di arrivare sul set con un'idea già interna di come girare quella scena, perché scelgo un punto di vista unico della macchina da presa. E in questo caso erano poi dei piani sequenza, quindi comunque ho bisogno di sapere cosa sto guardando e come lo sto guardando. Quindi parto da un'idea a priori. Io in realtà non volevo un tipo di messa in scena e di ripresa in cui tu sentivi la bella inquadratura o la macchina che si muove in un certo modo. Il lavoro era quello, poi una volta avuta l'idea, di invece sporcarla, quella traccia che c'era, di sporcarla, di improvvisarla, di muoverci insieme comunque in quella traccia lì. Segreti nelle montagne, nelle città, o nelle forse città. che sono ancora più Chissà perché segreti. ti vedo comunque, Ci vedi non, là? legate alle io dall'inizio montagne? li ho sempre legate alle, poi so che non vivete sulle No. montagne albanesi o non Bella parlate, questa cosa, però veramente. vi Anzi, chissà trovo. se ci torneremo mai. Infatti. Perché? Beh, perché sono dei luoghi faticosi, duri, molto affascinanti, ma dove insomma il sentimento che ha Mark, che è quello di andarsene, è un sentimento, e che poi Lila prima di Mark, la fuga, questo è qualcosa di comprensibile.